Grande successo ieri sera per la tombola di San Paterniano, che si è aperta con musica e bancarelle in piazza 20 settembre. Tante le cartelle vendute, obiettivo dell'iniziativa, raggiunto pienamente, di devolvere il ricavato in beneficenza alla mensa di San Paterniano, che sostiene numerose persone. Un importante richiamo di solidarietà che è stato accolto con grande entusiasmo. Il presidente della Proloco, Giacomo Grandicelli, ha estratto i numeri visibili sul maxischermo sostitutivo del tradizionale tabellone che il sindaco Sarfilippi ha affermato di ripristinare per la prossima edizione. I premi consistevano in buoni spesa Conad. La quaterna dal valore di 250 euro è stata assegnata a Ilaria Pizzichelli, la cinquina da 500 euro a Mauro Bertulli, mentre la tombola da 1250 euro è stata divisa tra due vincitrici, Giordana Giommi e Doriana Morazzini. Avete comprato una cartella per uno? No, due cartelle. Lei? Due. E avete fatto tombola e ve la siete divisa in due, giusto? Sì. 1250 euro in buoni spesi Conad, siete contente? Moltissimo. Giorno d'oggi. Il ricavato della tombola andrà in beneficenza alla mensa di San Paterniano, un grande gesto per una grande opera. Ma quello sicuramente, anche perché ormai è tradizione, la tombola di San Paterniano ha sempre dato il ricavato in beneficenza, ne ha sempre beneficiato appunto la mensa, anche perché la mensa è un punto di riferimento per i cittadini che chiaramente hanno più bisogno e quindi è doveroso aiutarli. Noi come Proloco li aiutiamo comunque anche in altri periodi dell'anno, però in questa occasione le cifre sicuramente sono più importanti e quindi sicuramente è un aiuto molto più incisivo di tante altre donazioni che facciamo durante l'anno. Quindi noi siamo abbastanza soddisfatti di questa cosa e siamo contenti che comunque anche il pubblico ha partecipato in massa e quindi ha favorito e ha permesso di dare un premio sicuramente molto più abbondante a quello che è la beneficenza, che è la base di questa tombola. Come sta andando la vendita delle cartelle? Diciamo che sta andando molto bene, ne abbiamo vendute già oltre 200 e sicuramente ancora gente deve arrivare, quindi ne venderemo sicuramente tante altre. Avis Fano sempre presente anche alla tombola di San Paterniano. Sì, noi cerchiamo di essere sempre presenti a tutte le iniziative che si svolgono nella nostra comunità, perché è importante comunque anche fare rete associativa. Quindi anche con la Proloco c'è un bellissimo rapporto che va avanti da tanto tempo e questa sera in più c'è una novità, perché abbiamo realizzato anche una pesca di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione Genitori Sindrome di Williams. Quindi cerchiamo sempre di aiutare chi ha bisogno, non solo attraverso, che sono importantissime, le donazioni di sangue e plasma, che soprattutto in estate prima di andare in vacanza invitiamo tutti i nostri donatori, anche chi non lo è, ad avvicinarsi a questo mondo, ma anche alle associazioni che sono nel nostro territorio per aiutarle e soprattutto per incentivare di più i loro progetti.